Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, in una esilarante intervista, hanno raccontato la loro storia d'amore a Verissimo. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, a Verissimo, hanno regalato una delle interviste più divertenti mai andate in onda. La coppia, tra una battuta e una risata, ha raccontato 25 anni d'amore. Il conduttore, poi, ha ironizzato, come ci vediamo tra 25 anni? Io credo di essere sepolto, lei vestita di nero ma contenta. Questa è la prima intervista verità che hai. La figlia di Paolo Bonolis è diventata mamma. Ma che nonno è il conduttore? A Silvia Toffanin ha raccontato che per il momento non ha avuto modo di vivere il nipotino da vicino, sono diventato nonno. Sarebbe bellissimo se potessi farlo il nonno, ma lui vive con mia figlia e suo marito ad Austin, in Texas. Ogni tanto vedo solamente qualche filmato, ha cominciato a mangiare da solo, ha imparato a camminare, tra un po' mi manderanno i video in cui va a lavorare. Non si può andare da nessuna parte e lo vivo in chiave bidimensionale. Silvia Toffanin ha provato a indagare sulla storia d'amore di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ha chiesto al conduttore se sia rimasto folgorato da Sonia. Bonolis ha replicato con la consueta ironia, tipo San Paolo sulla via di Damasco. Se è vero che l'ho conquistata regalandole libri? Questa è la copertura, in realtà l'ho conquistata con altre cose, ma non si possono dire. Sonia ha detto che millantavo ricchezze? Ancora oggi millanto. Pronta la risposta della moglie, le doti di prima, infatti, le stava millantando. Poi, Toffanin ha voluto sapere se Paolo sia romantico.